Benny non amava l'idea di aver lasciato il suo migliore amico Samson da solo su un'isola strana e selvaggia e così convinse gli altri a rimanere per aiutare Samson a ritrovare Ryan. Ma dove si trovava adesso Samson? I loro guai erano lontani dall'essere terminati. Prima che andassero molto lontano, furono circondati da un gruppo di poco amichevoli gnu, con corna affilate. Le creature cattive fecero entrare la banda degli animali dentro una grotta paurosa e oscura. Con stupore di tutti, gli gnu misero Nigel su un trono, proprio come fosse un re. Che cosa stava accadendo? Kazar, il capo degli gnu, fece un passo in avanti e annunciò che essi pensavano che Nigel fosse il loro dio e aggiunse che erano stanchi di essere considerati sempre cibo per un leone. Ora invece avrebbero iniziato loro a mangiare i leoni. E come per dare dimostrazione avrebbero cominciato da Larry e Bridget. «Ma prima cucineremo te», disse Kazar a Larry. Larry aveva un nodo alla gola per tutta la lunghezza del suo lungo collo d'anaconda. Intanto, sull'altro lato dell'isola, Samson udì Ryan chiamare aiuto, finalmente un segno di suo figlio. Samson accorse il più velocemente possibile e trovò Ryan circondato dagli avvoltoi che stavano provando a divorarlo. Ma bastò un'occhiata da parte del leone papà che essi volarono via. «Papà, grazie al cielo, mi hai trovato!» disse felice Ryan. Era così felice di riunirsi al suo papà. Ma non appena Samson e Ryan avevano cominciato a chiacchierare, all'improvviso arrivò lo gnu Kazar. «Corri, figlio!» urlò nervosamente Samson. Ryan era confuso. «Perché dovresti correre, papà? Sei il re della foresta! Cacciali via!» «Ti spiegherò tutto più tardi, se ne avremo la possibilità!» disse Samson mentre metteva suo figlio sopra un albero a riparo dalle corna affilate. Samson guardò suo figlio e disse: «Mi dispiace, Ryan, ti ho mentito, ma io non ero mai stato nella foresta prima. Sono nato in un circo e il mio papà era sempre arrabbiato con me perché non riuscivo a ruggire ad alta voce e ad essere coraggioso come lui. Ti ho raccontato questa storia perché volevo che tu fossi orgoglioso di me». Ryan si sentì così deluso al sentire la confessione del padre. Samson e Ryan scesero dall'albero e corsero più veloce che poterono, ma gli gnu gli stavano sempre dietro. Presto i loro inseguitori arrabbiati li raggiunsero e spinsero Samson giù da una rupe. Il povero Ryan era circondato e il trionfante gnu iniziò a spingerlo verso l'entrata della grotta. Poco dopo lo gnu spinse Ryan, Larry e Bridget nella grande grotta dove Nigel sedeva sul trono. Gli gnu erano pronti a mangiare la banda dello zoo che si trovava intorno a loro. Nigel non sapeva proprio cosa fare per fermare gli gnu furiosi. Fortunatamente Samson, che aveva trovato l'entrata della grotta, vi entrò con l'intenzione di salvare Ryan e gli altri. Correndo arrivò in un grande ingresso. «Dai, papà!» urlò eccitato Ryan quando vide Samson. «Mostriamo a questi esseri insignificanti chi si trova in cima alla catena alimentare!» Il padre e il figlio si misero in piedi spalla contro spalla, fronteggiando la banda di gnu che li circondava. Ma il terribile Kazar abbassò le sue corna e si scagliò contro Samson, riuscendo a buttarlo per terra. Il piccolo Benny guardò il suo amico ferito ed urlò: «Dobbiamo fare qualcosa per aiutare Samson!» La banda dello zoo doveva riuscire a capire cosa doveva fare e velocemente. Proprio come quando giocavano a curling, essi allungarono Larry l'anaconda tra due rocce appese e lo utilizzarono come una fionda per lanciare Ryan verso Kazar, riuscendo ad atterrarlo. Questo era esattamente ciò di cui aveva bisogno Samson. Ora era giunto il momento per lui di provare che, anche se non proveniva dalla foresta, egli poteva apparire spaventoso e potente. Così Samson emise un ruggito così forte che fece indietreggiare Kazar e fece cadere la parte superiore della grotta sopra di lui. Fortunatamente tutti scapparono in tempo. «Wow!» disse Ryan. «Questa sta diventando la tua storia migliore, papà!» Gli animali si imbarcarono e partirono diretti a New York. Ora Ryan era orgoglioso di suo papà. Samson aveva dimostrato che non bisognava per forza essere nati nella foresta per essere coraggiosi. Ogni leone con un cuore coraggioso può avere un ruggito forte e potente,
Anche Samson era orgoglioso di Ryan più di quanto non lo fosse mai stato.